Ciao a tutti e ben ritrovati a Foodie Owl. Oggi sono in compagnia di Gianluca e di Max. Ciao, ciao. Che ci prepareranno eccezionalmente insieme una bavarese con salsa alle ciliegie. Noi ci vediamo presto. Ciao. Abbiamo 6 g di gelatina in fogli, 60 g di zucchero semolato, 3 tuorli d'uova, 150 g di latte, 200 g di panna da montare e una bacca di vaniglia. Max, invece, per la salsa di ciliegie? Sì, ci occorrono 100 g di ciliegie, 50 g di zucchero per metà semolato e metà di canna grezzo, 50 g di acqua. Io intanto prendo i tuorli e comincio a mescolarli con lo zucchero. Quella che stiamo facendo è una base di crema inglese. Mettiamo a mollo i fogli di gelatina per 10 minuti circa. Mentre Max comincia a scaldare il latte, io apro il baccello di vaniglia e ne tiro fuori i semini per lungo. Li vado ad aggiungere al latte. Ecco, abbiamo aggiunto una bacca di vaniglia. Portiamo il latte quasi ad ebollizione, a fiamma media, per qualche minuto. Lo colle con lo zucchero. Ecco Max con il latte e la vaniglia che filtriamo con un colino sulle uova e lo zucchero. Mescoliamo per bene. Rimettiamo il composto sul fuoco, fuoco moderato. Abbiamo filtrato per evitare che restassero i semini della vaniglia all'interno del composto, che darebbero un po' fastidio. Aggiungiamo la gelatina senza sgocciolarla troppo al latte. Mi raccomando, mescolate sempre. Adesso il composto lo dobbiamo portare a 82 gradi centigradi, per questo utilizzeremo un termometro da pasticceria. È importante questa temperatura. Nella bolla abbiamo messo dell'acqua fredda e ghiaccio perché ci occorrerà abbassare drasticamente la temperatura del composto appena sarà pronto. Siamo a 82 gradi, a questo punto abbassiamo drasticamente la temperatura del composto in acqua e ghiaccio. Nel frattempo noi prepariamo la salsa di ciliegie. Ecco le ciliegie. Bene, abbiamo denocciolato le ciliegie, le versiamo nel pentolino, aggiungiamo lo zucchero a fiamma media e la lasciamo andare per 5 minuti. Le nostre ciliegie si stanno caramellando e aggiungiamo l'acqua. Alzando un po' la fiamma. La panna con una frusta la portiamo non a montare completamente ma quasi. Panna che è quasi del tutto montata, non è perfettamente montata. Il nostro composto è ben freddo. A questo punto aggiungiamo la panna e mescoliamo dal basso verso l'alto lentamente e dolcemente in modo da non rovinare. Assaggiamola, vediamo un attimo. Buonissimo. Via, via, via. Io utilizzo degli stampi in silicone, ma potreste utilizzarne di alluminio, di acciaio. Li riempiamo per bene. Bene, fate questa operazione con gli stampini, così si uniforma il composto che Gianluca ha messo dentro gli stampini.
Quindi ora prendiamo un vassoio, le mettiamo su un vassoio e le mettiamo in frigorifero per almeno 5 ore. Ecco, spegniamo il fuoco, ecco la nostra salsa è pronta. La facciamo raffreddare per un'oretta, anche un'oretta e mezza, e poi la usiamo per guarnire la nostra bavarese nel momento in cui la impiattiamo. Ecco qui, eccoci. Le nostre bavaresi sono pronte. Per toglierle dallo stampo vi potete aiutare con una ciotolina di acqua calda, immergete per qualche secondo ed ecco qui. E per finire usiamo la salsa che avevamo preparato precedentemente di ciliegie, la mettiamo sopra e la guardiamo con una fogliettina di stelle in questo caso. Questa è la nostra bavarese di ciliegie. Beh, lancio lo faccio io. Sì. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo per le prossime ricette. Ciao.